Trota, sto a cascà. Aspettate ragazzi, se casco su, altro che batte record. Ah, quello l'ha messo là. Ciao ragazzi, benvenuti su X-Wing Academy con un nuovo Batrap Revivals. Yeah. Con tanti X-Wing e tanti TIE Fighter che dai nostri campi ultimamente mancano parecchio. Stiamo provando liste. Quindi si provano anche per il regional, diverse. Sia mai che dovesse girare qualcuna di queste. Sì, è una lista abbastanza standard. Ok, tiriamo per l'iniziativa. Vai. Un occhio. Zero. Quindi segni tu. Inizio io. Vai, metto quello. Ah. Io metto il debris. Il detrito. Il rododendro. Questo qui tocca a te. No, ospedale io. Vedi se stanno da qua. Ok. Is this one. Allora, vado a schierare gli uno. Vai. 2 misura che hai dita? Sì. Ma perché sei a casa a Jingle Bell? Non lo so. Allora. Azioni natalizie. Aspetta, sono schierato tutto io. Yes. C'è Cat Scarlet, yuppidu! Penso che viene usata da... Boh, io non ho mai visto, non ho mai incontrato un torneo Cat Scarlet. Mai beccata proprio. Ok. Costa svariati punti Cat Scarlet. Cat Scarlet era una delle liste, era presente in una delle liste più forti che si giocavano tempo fa. Con Mark Smash Ships. E quando si giocava un solo bounty si giocava lei. Ma il problema è che c'erano poche carte che lei giocava con Mark Smash Ships, perché sennò non faceva una mazza. E ora fa una mazza uguale con Mark Smash Ships. No, mo c'è il manga. Appunto, mo c'è per forza il manga. E tempo 50 minuti e iniziamo con le manovre. Allora ragazzi, pronti a manovrare? I 4 accademi hanno tutti 4 dritto. Via. Academy Pilot.
Tutti e quattro dritti. Vai, Faus. Allora, lì alla fanno una 5. Abbiamo provato Imperial Assault. Molto bello. Yep. Molto molto bello. Proprio diverso. Cioè proprio. È un altro gioco. Una concezione particolare. Mi è piaciuto. Ok. Poi fanno focus. Questi fanno una 3 dritta. Fanno focus. Yes. Vai. Carta fanno uno dritto. E fa focus pure. La buona cat. Vai con le manovre. Via il manovraggio. Allora. 4. Amici Fritz laggiù fanno tutti una 3 stretta. Non sopporto i sciami perché ne gioco io. Si muove tutto. Dai, non ci posso credere. Dovrebbero fare, questa Warhammer Fantasy ci stanno le basette. Dovrebbero fare basette qua. E poi perdi questo del gioco. Come fai? Quando fai una bank? Ah, solo quando fai gli sciami. Metti sposti la basetta. Vabbè, più o meno ci siamo. Siamo arrivati. Fanno tutti focus. Ok. Fanno una 3 dritta. Destination hanno. Una troppo lunghissima 3 dritta. E fanno focus. Vai. E loro fanno una 1 bank. Secondo i miei calcoli Luke non dovrebbe andare sulla strada. No, voglio. Yeah. L'avevo scioccata. E fanno focus. Pacchetto. Fanno uno bank di qua. Non sto davanti alla telecamera, sorry. E basta. Fa focus. Non ci spariamo. Vai. Manoring. Ah, sì. 2 dritta questi. Io pensavo mi sorprendessi con chissà che manovra. Incredibile. Manovra incredibile. No, no. Invece no. È una semplice 2 dritta. Una banale. Andiamo pure a discoteca. Facciamo pure la strobo però. Però là, no. No. Strobo. Peccato. Tutti in focus fanno i miei 4 Academy Pilots. No, se mi faccio due risate quando devo mettere le liste questa partita. Più 60 numeri. Fanno one focus, one action, one station. E poi loro fanno lui una dritta. E un focus. Mm-hmm. Quello chi è? È quello normale. Poi questo una 2 dritta. Chi è? È quello normale. E Luke fa una 3 dritta.
e un focus pure lui, e Luke fa una doppietta pure lui. Non capisco perché. No, dovrebbe sbattere. No, no, non mette a palla. Ok, bravo. E fanno un focus. Poi muove gatto che fa una dritta. E va bene. E fa un focus pure gatto. Mm-hmm. Allora, Cat Scarlet spara. Su Luke Skywalker a distanza 3 col Mangler Cannons. Vediamo un po' che devi combinare. Fa un hit che diventa un critico e non spendo il focus. Luke, non devi schivare ora, è importante. Luke schiva, uso Gunner. Lo schivo con 3 danni. E fa 3 hit. Allora devi schivare! E l'abilità sua trasforma un hit. Okay. Quindi prendi un danno e uno stress perché era sul critico prima. Un danno e uno stress a Luke. Vai, spari te. Lucas. Lucas spara qua. Su? Sul primo. Vai. Range 2. Come due? Siamo a due? C'è asteroide, no? Credo. Vai. Range 2. Sono 3 dice. Sono 2 hits. Sono 2 hits. 2 hit. Va bene. Quest'altro qua, range 3. Vai. Sempre sullo stesso? Sì. 2 hit. Tutti quelli che ne hai tirato a partire prima. Sì. Range 3. Sto vai. Tirando tutti adesso. E spendo il focus. Niente, andiamo qua. Vai. Se quelli che non tiravo prima li sto tirando adesso, perché prima c'è stata una partita in cui ho tirato tutti i bianchi, quindi adesso devo compensare, no? E spari con gli ala. No, spari tu iniziativa. Ah, sparo io, vero? Vero. E allora sparo con tutti su Luke, non so se ci arriva pure questo dietro, però penso che sì, poi ci misuriamo. Ok. Perché quello ci arriva, questo non so se c'è l'asteroide. Ho mosso questo genito niente. Allora, tutti e quattro su Luke, cioè fino a che non scoppia. Quindi, questo dietro, l'ultimo, range 3. 2 hit, bravo. E... Danno. No, aveva di abilità tua. Un danno. Ah, è un danno. Poi, questo con l'asteroide, distanza 3 più asteroide sono 4. 1. Vaso. Questo qua, distanza 3. 1. Vado l'abilità. Questo qua a distanza. Sì. Questo qua a distanza 2. Doppio bianco. Ammazza. Ok. E ok, questo qua su lui. Range 3. Vai. Uccidi. Usa il focus. Quell'altro. Range 2 con l'asteroide, presumo. Misura. Sì, perché da qui. Ok, uno media perfetta, un danno su carta e mi dai uno scudo media perfetta parcheggio per fine. Andiamo a muove questo dei 5 avanti. Quindi c'ho bene a fare con le... T'ho sorpreso? No, però ero deciso sul se fa la gol grano oppure no. Ammazza quanto arrivi avanti, porco due. Non si era se faceva, se hai fatto tutti ai 5 e faceva gol. No, non ho fatto tutti ai 5. Ok. E... è indeciso sul se farlo oppure no. Ma tanto Luke, pure che non fa azione in difesa. Faccio un bar rollo. Mi interessa poco o niente. No, va bene avanti, più avanti. Così. Ok, poi lui ha fatto una 2 bank. Vedete che vado a sbattere addosso al mio. Se lo facevo indietro ci andavo. Poi lui ha fatto una 2 bank. E lui ha fatto una 2 bank.
fanno tutti e tre focus loro tre, mentre quello là no. Vai. Ok. Così fanno tutti. Due. Occhia la telecamera. Sì, scusa. Qui purtroppo spazi okay. Più angusti, ovviamente. Ora. Focus. Yeah. Poi questo in un bank. Chi? Lui. Ok. Troppe navi c'è. Focus. Questo uguale. Ci dovresti entrare. In teoria. In allora, teoria sì. Sì, in teoria sì, perché quello non si è schiantato, quindi gli dovrebbe andare. Levo questo. Proviamo. Vai. Sì, c'è sto sbito metà zero. Che c'è sto. Ah no, perché ho mosso dei due prima. È vero. Vabbè, però c'è, te ci metti, insomma. Così. Tanto quelli non me ne metti. Tieni la 1. Certo, forse è meglio. E lui se leva lo stress. Va sbattere dritto. Ok. Pocat ha fatto una 2 stretta. Non un po'. Io me la so strarischiata questa, però vabbè, ci ho dovuto provare a vedere quanto. A me mi veniva a sbattere subito. Guarda che de poco, ma avevo fatto un po' un paio di calcoli e ci mi sembrava sta. Che pure se andavi su con la bank, non ce la facevi. Non mi prendo danno a me. Ok. E spari tu perché io non sparo col catto. Peccato. Allora, de questo... poco, cazzo, sempre de poco sbaglio. C'è gente con i danni, no? No. C'è Kat che c'ha un danno. Le Kat quanto? Il turno dopo deve. Cioè, due manovre che può fare nient'altro. Non credo che ne sparerà. Quindi questo non spara. Allora, questo spara qua. Chi? Luke. Su? Quello dietro, range 2 credo. Questo qua, vai. Non so se da qua si da uno. Vabbè, ho mosso tutto. Nope. Ma due. Ok. Sono 3 dadi. Uccidi. Uno. Uno. Questo quale? Chi è? Questo davanti. Ok. Sto 4. 3. E quanti ne fai? 2? Sì, uno è critico. Prendo il focus. Ma dove vale? Uno era critico? Era non critico. Numero 6. Numero 6. Riduce il tuo agilità di 1. Questo spara qua, su cut. Range 2. Yes. Sono 3 dice. Niente, me la fanno fa, tira in media. Vai. Che cazzo fate? E poi spari tu, poi spari io. Allora, e questo qua, distanza 1 su Luke, ovviamente. Fa tutti i bianchi, bene. No, scrivo 2 perché con 3. Scusa. Ma è tanto evaso. No. Hai fatto critico? No, danno semplice. Vai. Poi. Tanto spariamo con questo che lui che ne può sparare. Spara a distanza 1 su questo là. Un critico. Evade. Vai. Lui qua su Luke. Occhi. Lui qua. C'hai. Ah no, l'hai usato. Uno e un altro col focus, 2 su Luke sempre. Range 2, no? Dovremmo stare 2, sì. Io uso l'abilità e prendo un danno. Mi hai fatto credere? Stai? No. Che cazzo, ho tirato una madonna di colpi. Questo ha sparato? Sì.
Hai fatto... Tira una vagonata di colpi. Due occhi, mi pare che ho tirato. 5. Eh sì, perché lui ha tirato un hit su 3. No, 5-7. Lui un hit su 3, che ha fatto occhio bianco-bianco. Grande abuso, ovviamente. Vai. Allora. E questo spara qua, range 2. Quello schiava un dado in meno. Yes. Vai. Un danno. Un altro lo prendo. E... upla. Perché questo non sta, stava qua? E quello là uguale, range 2. Sì, sì, 2. Oddio, di poco. Good. So 2 dadi. E so 2. E so 2 evade, bravo. Ok. Basta. No, muove. Prima muove questo. Levola là. Fa uno stretta in giù. C'è un po' la manovra. Leva. Ok. Poi si muove questo. Fa 4 coio grano. Dai. E non ho preso stress. Lasciala. E se prende lo stress. Poi si muove questo. Fa una 5 dritta. Ah, ma io sono stupido, vabbè. Che ne ha fatto anche grappolo con quello? Di non superare, invece è proprio sottovalutato. E poi si muove lui che fa... No, uno stretta. No, no, quello non ho fatto la voglia. Fa qua. Vai. Poi se lui ci va o no. Lui c'è andato. Ok. E questo fa un bel focus. Vai. Si fa uno stretta. Chi? Questo là. Sta là. Questo uguale. Penso che stia tipo lui. Ok. Poi ti muovi gli X. Questi due fanno una 4. Poi ora? Sì. Perché già hanno solo quella. Mettilo un po'. Ok. Mettilo su quell'altro e fallo su quell'altro. Per questo? Sì. Ambe due. E meglio stress. Non mi interessa che mi spari con scatter. E questo fa una 3. Era l'unico modo che c'avevo per passarci, ma mi sono sbattuto con quella là e quindi niente. Ok. Ah, non lo sbatto forse. È un focus, ma tanto. In difesa gnugne serve. E poi muovo i cat che tenta una 3 coio, però. Un po'. Prende uno stress, ok? Vai. Allora spara cat, giusto? Se ci arrivo sparo su Skywalker. Non ci arrivo su Skywalker, questo eh? Porco poi, che palle. Allora sparo su questo X-Wing di qua. Non c'hai nessuno danneggiato? No. Su questo X-Wing qua siamo a 2. E questo no, questo diventa un critico con il mangler, so 2 hit. Ti fa 2 danni, okay. E non hai schivato lo stress, quindi ti prendi niente, 43. E quello che ha fatto 2 danni, poi spari te. Sì, Luke non spara. Nope. Chi è che c'ha un danno? Un danno ce l'ha questo qua che ha fatto 5 dritto. Va bene, lo sta. E lui spara qua, tanto a me fa 12 punti di differenza. Vai. Non mi cambia la vita, sono 3 dice. 2. E... Spend of focus. Quindi lì vado. Questo qua, sono sempre range 2. Ne fanno per me 1. Un danno. Numero. E quello là. 5. Non lo vedo. Poi spara numero 5.
su Luke, ovviamente, a distanza 1. 1. Non sarà fatto. Non schiva niente. Non ha schivato niente. Poi spara. Ha tirato 0 di De Luke. Di Luke, sì. E spara. È inutile, ragazzi, quella di Luke. T'ho danneggiato questi X-Wing? C'ha due danni, sì. Io posso misurare e poi decidere su chi sparare, secondo te? Sì, tu sei a distanza 1. Sì, no, no, non so se sparate su lui. Che dici, su chi mi conviene sparare? Che ne so. Schivo tutti e tre, tutti e due o tre, quindi cambio modo. Questo schivavo tu. No, te sparo su lui danneggiato. Uh-huh. Uno. Evaso. Evadi. Lui te spara su l'ala Y, questa di qua. L'ala X, scusi, va bene. Okay. L'ala A. E ne va due. L'ala A, non vade niente. No. Il numero? Ha due danni. Il numero 36. Ok. E poi sparite con l'ala A. Questa spara qua. Dovremmo stare riccamente a 1. È l'unica dove può sparare. Fa un danno. Uno lo evado. Bellissima. E l'altro tipo. Opla. Questo è verde. Vai. Un danno. Tre bianchi. Quindi ne prendo un altro danno su 5. E dobbiamo manovrare. Vai. Allora si muove. Questo. Tre coi ora. Mannate. Qua. Questo sì. E papà, questo l'ha fatto, sì. E se prende uno stress, quindi questo lo prende lui. Questo fa una due banche in dentro e si toglie lo stress. Mm-hmm. Un po' se sbatte addosso all'amico suo. Via. Dominiamo a quella. No, no, quell'altro l'ho tenuto fermo là. Due dritta e rimane là. Okay. E poi tocca a lui, che ha fatto pure lui una due banche verso di qua. Sto bravo quelli che sono. E lui fa un barrel. Dove mettere un barrel? No, non faccio un barrel. Sto là, faccio un focus. Ok. Vai. Ma questo fa un 5 coglio. Una 5. Dritta o coglio? Coglio. L'ha messo dritta, ecco. Ma non deve fare 5 dritta. No, fa la coglio, scusa, Ti pare? L'ho messo dritta, questo è tutto. C'hanno 5 coi tranquilli. Sì, c'hanno 5 a 3. C'è il numero 3. Poi. Pure questo, no, questo fa no, un asteroide, fanno 5 coi. È stupido. E questo fa una 3 se c'entra, forse lo fa prima a lui. Ma forse per quello l'ho messa alla dritta? No, non credo. Questo ci va, Sì, infatti. Ho fatto tutti i bei calcoli. Tutti i punti. Opla! Vai! Prende lo stress. Poi. Quello 2 fa una dritta. E mi sorpassa. Vai. Mendigelo. Se c'entra. Sì, sì. E prende un focus. Fa. E l'altro pure. Idem. Sì, ho io addosso. Si è fatto bank, calcola. Ah, allora fai bank. No, sì, giusto, bank. Volevo mettere la dritta, però ho fatto la bank. Tiè. Non ci avessi trovato. No, non c'entro, non c'entro. Ok. E cut, fatto una bank pure cut. Perché? Con la monodritta ci venivo? Sì. No. C'entro io. Non ci venivo con la strada di convinto. Ah, ok. Fatto una bank. Io non avrei fatto la coglio grande questo. Eh? Non l'avrei fatta la coglio, avrei sparato un turno in meno. Però. Ma mo perché. Se manco te vedo, sì, se dovrei vedere. Vedi. Faccio focus, comunque non mi conviene, devo fare altre manovre. No, quello no. Allora, spara cat. Però troverai meno in difficoltà, ma capito, se stai girato così. O all'altro verso, uguale. Cat spara range 1 su questa. Mm-hmm. Con il. Sì, no, può sparare proprio il mangio, Ma quanti danni c'hai? Tutti. No, allora, sparo con la prima. No, 43 ce l'ho 3. No, è quello che c'ha danze scuri, sì, no? Sì, sul 43 c'ho 3. Te sparo con la primaria, mi conviene, tiro andavo più. Poi se tiro così, uso il focus e ne faccio 4.
Ok. Poi, spari te. Tanto che spara fa. Questo c'è una ferita? No, questi sono tutti e due pieni. Questo c'è una ferita e quello laggiù c'è una ferita. Appunto. Ah, mazza. No, dicevo che era nel senso... Vabbè, sparo su quello più vicino. Questo spara qua. Tanto è uguale. No, dovrebbe essere uguale la distanza. Dimmi su chi sta sparando. Quello davanti. Ah, no, uno. No, su quello davanti sta uno, mi sa, Sì, sì. Pensavo fosse uguale. Sì, siamo, no. Mi sembrava tu, Allora. La strozza. Uso focus. Sì. Ne vado uno e ne prendo... quanti ne hai fatti? Tre. Ah, ne avevo uno, ne prendo due, sul numero tre. Benvenuti. Vai. E poi spari tu. Ah, e poi sparo io, giusto? Fai initiative. Allora, questo non spara. Spari questo qua giù, vediamo se ci arriva. Sembra di no. No. Allora due sparano tutti e due su l'X-Wing, non mi può vedere. Oh, quindi con lui. No. Quello dietro è range 2. 1. Range 2? Questo dietro sì. Te fa un danno. E quello davanti è range 1. Vai. Mazza, che c'è più forte di Gatta Scarlet, ma dove gioca tutti i cosi, ti prendi tu critici. Tanto non c'è doppio danno. No. Miglioria arma secondaria, girala, quindi niente. E tutte le strette come rosse. Ma uno l'ha evaso, eh? Tre ne ha fatto. Scudo. Appunto, uno scudo e un danno, perché ne siamo. No, tre ha fatto io. Tre, tu ne hai evaso uno. Ah, ok. Quindi ne passano due, ti prendi in critico di meno. E mo qual era? È un po' indifferente. No, il primo che ha girato mi sa che è quello dell'arma secondaria. Mi sto a strozzare. Vai! Tocca a te a sparare. Eh sì, perché io ne ho fatti tre e tu uno l'hai evaso però. Non ho tirato. Ah, ok. Ho visto solo il focus. Ok. Questo spara qua. Range 1. Chi? Nala, quello rosso. Sul 3 che è danneggiato, sì. Fa un danno. Che okay, overpoppa. Io schivo. E questo spara qua, range 2. E fa due danni. Questo è overpoppa. È overpoppa, mi vedo. E questo infatti me lo schioppa. Me ne passano. Se c'è gatto quanti sana. Ne hai fatti? Due? Sì. Uno era critico. E dobbiamo manovrare. Ma allora ragazzi, allora. Quattro coio che hanno il primo accademino pilotino. Eh sì, infatti sta arrivo bello in fondo. E faccio un'azione di stress, bellissima. Poi quattro coio che hanno anche con questo accademino pilotino. Ok. Oh, e porca trota, non si mette mai. Non mi sono andato proprio quello. E fa un'azione di stress anche lui. No, ce la dovrebbe aver fatta. Vai. No, no, lui fa una due dritta. Okay. Ma la fai te? Levo stress e prendo il focus. Vai. Tocca a te. Questo fa una due stretta verde? Sì, che lui è un po' va alla A. Ma io mi voglio era quello laggiù. E poi fa mamma mia, io stavo per finire. Questo l'ho fatto. La partita è malata. Questa manovra di merda. Madonna tanta, ragazzi. Ma tonda! Ho sbagliato lato! Sono 13 anni che gioco X-Wing, ho sbagliato lato. Non ho messo la mano per TIE Fighter. Scialla. Tanto era una 2, eh? Fa un boost. Yeah, questo è un bocca. Perché ha fatto un boost? Perché so bello. Okay. Ora lo faccio vedere perché. Questo fa una 2 bank a gratis dal lato sbagliato. Perché... e cambia la serie. Scialla. Tanto è uguale. Ta 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 ta. Sbom. Yeah. E l'ala hips? L'ala hips fa... No, nave ragazzi, la chissà hips. Perché ho messo a sto lato, cioè doveva essere un motivo, probabilmente c'avevo qualcosa. Fa una 3 bank la hips, per quello l'ho spostato, che sennò non ci sarei entrato. Sta poco di là, E va focus. Poi tocca a Cat Scarlet che fa una 2 stretta. Fatto il cazzo. Perché se io la metto bene. Eh sì, no, non ci va.
Non devi fare, devi fare 3 con quello. Lo fate? Mi sono sbagliato, ho messo la 4. Chissà perché questo ho mandato da solo per la sbaraglio. Boh. Misteri di allora. Mette Mazza Pandolfi. Vai, spara. Sparagatto, questo è quello pure danneggiato, non è il 36. Sì, non c'hai scudi. Sì. E quindi ti spara a distanza 1 con l'arma primaria. Non con il mangler, quindi. Non lo fa, bensì, con l'arma primaria. 4 colpi. Fa 2 hit. Dai, ne la fai a fatti vanne 1, cioè. No, ah, via, schifo. Ne la dico. Vedi io. Uso gunner? Non è vero. Ah, faccio una mitica combo con gunner. E poi spara il tuo X-Wing. Spara il mio X-Wing su questo, nel range 1. Vai. Sono 4 dadi, ce la fai a fare 2? Anzi, fanne 3, va, così è più meglio. Dai, fa 4. Proprio così a sfregio. Anzi, io lo dai, sto pensando. Tu mi spari con lui, io me lo tengo. Tu lo tieni? Sì, tanto ti prendi con 3 dadi c'è un danno. Però se io tiro 3 evade non muore. Vabbè, lo so. Se invece tiri quello, schioppa sicuramente. Non mi interessa, ah. Stento la fortuna. Detto male. Ma quello perché... schioppa, è un dato a me, no, non è 6. No, 6. È questo. Ah, sì, è 6, aspetta, aha. Aspetta. Ah, no, c'hai ragione. E allora esplode, sì, perché comunque pure che ne schivo 2 me ne passa 1. Hai visto? Ah, lo sapevi, non è che ha fatto a caso. No, certo, quello schiava con dato in meno. Ah, ma pure di che mi ha fatto tirare pure i dati. È che ne so, mi sono scordato, non pensavo lo sapessi. Poi, te spara. Però quando me l'hai detto mi è venuto in mente. Che... Quanti danni c'ha Stixwing? E 2. Spara lui qua. E per forza. Distanza 3. Ho 2 colpi. Distanza 3? Sì. Niente. Lui qua, distanza 1. So 3. 1. Bravi, devi schivare, se non lo schivi non c'ho più da là per tutta la mia vita. Ok, schiva. E te è vissuto. Vabbè, vai, tocca a te. Un dado verde. E questo spara, perché lui può anche sparare, su Cat Scarlet. Vai. Sfregio, visto che ci si trova. Range 1, credo. 2, 1, 2. 1, 1, ho tirato io 4 dadi. Oh. Vabbè, sì, è questo. 2. Un danno su Cat. Ok. Non lo rimuove. Questo farà uno stretto. Capri, se ti sparavo su Cat ti avevo fatto 3 danni. 3 danni precisi te lo fa. Mette qua, perché te l'ho spostato indietro. Ah, ladro. E rimane lo stress. Lui fa la 3 dritta. Cat sbralle. Ah, non lui. E si toglie lo stress. Vai. Ok, questo fa una 3 coglio crant. Una 3 coglio un crant. Questo qua prende uno stress, quell'altro fa uno stretta. Chi? Una 1 stretta. Che ci dovrebbe entrare in teoria, vediamo un po'. Credo che non lo so, perché... Non lo so, ma vediamo, aspetta. Perché in teoria se stai a metà basetta non sì, c'è. Sì, se stai a piazzarlo. Se stai dopo metà basetta, aspetta che la manovra. Vai. No, forse no. Sì. Non vedi io, non vedi io. E... Questo è tuo? Sì. Te l'ho rubato io. E fa... un focus, okay. Anzi un target lock, tanto così per tirarli fuori dalla scatola, tanto così per tirarli fuori dalla scatola sul Cat Scarlet Lock. Ok, ma perché l'ho fatta là? Certo faccio dei manovre che non so perché le faccio. E lui fa una 4 coil. Yes, ovviamente una giusta manovra, una giusta ricompensa per un uomo giusto. Vai. Allora, prima io c'entravo, non lo so se c'entra, perché qua infatti ha fatto una 4 dritta, sì. Oh, te sparo, signori. Se non muoio. Se non muoio. Se non muoio. Ti supera. C'hai un danno. Sì. Ma non muore. Faccio il focus. Lo so che non muore. No, devo morire per forza. C'ho pure gunner, porco dici. Devo fare 4 dritta. Allora, questo spara qua. 4 dadi. Sono due critici e due occhi. È morto. Tu ne devi evade comunque due. Ne devi evade due comunque. Se ne evadi due c'ho gunner. Ma perché non ho fatto il focus? No, non lo uso il focus.
fatto, ne vale uno. Perché... A posto. No, poco sopra media non ce può tirare lui. Fino a turno, ragazzi. Mi ha toccato il fare esplodo. Vai, sparito. C'ha due scudi e ti sei... Spara là! Spara la X! Aspetta, in un altro lato. Niente, non può morire. Ha fatto due. No, uno. Non danno. Scatta, uno lo schiva. E niente, ragazzi, finisce qui la partita di mezzanotte. Per mio, mi ha rubato il dado. No, mezzanotte meno due. E andiamo con i commenti a caldo. Ragazzi, eccoci con i commenti a caldo, con il mega sfondo. Guardate, ragazzi, ci siamo inventati questa cosa bellissima, green screen. Allora, iniziamo con le opinioni. Yes. Vai, spara. Allora, la lista mia, sinceramente, non mi è dispiaciuta. Mo, vabbè, l'ho giocata un po' male. E probabilmente avrei dovuto mettere meglio gli asteroidi e muovere meglio. E sicuramente punta a Kat come primo bersaglio. Quello sì. Però mi è piaciuta. Devo imparare a muovere meglio di là, perché forse sfrutto troppo poco il boost. E una buona lista. Secondo me non è male. Pure secondo me. Diciamo che secondo me i ribelli, quando spammano navi tipo... Attenzione, green screen in caduta libera. Quando spammano navi tipo X-Wing o B-Wing, difficilmente esce fuori una lista che rende poco. Ovviamente va saputa muovere, perché non hanno lo sciame dei ribelli, non ha la manovrabilità dello sciame imperiale, ovviamente. Quindi pure a me mi è piaciuta abbastanza la tua lista. Non mi fa impazzire Luke Skywalker, sinceramente. Non so, perché per 28 punti il servo in me. Però per 28 punti potresti far diventare quanti X-Wing c'avevi? 3? Quindi i due X-Wing li fai diventare due B-Wing con un punto in più e metti i Biggs. E che volevo giocare gli X-Wing. Ah, vabbè, ok. Vabbè, mo vedo comunque, sì. Potrebbe essere un'idea, però ovviamente è una lista carina. Gli Ala sono navi che secondo me per 15 punti possono rendere, perché comunque intoppano, fermano, sì, danno fastidio parecchio. E io ho giocato invece Cat Scarlet abbastanza pompata, con 4 TIE vicino. Allora, primo, mi devo imparare a muovere i TIE Fighter, nel senso che era parecchio, non li giocavo, ci devo riprendere un pochino la mano. Durante la partita, mentre giocavo, ho pensato anche che, non essendoci un runner, potrei proprio evitare di muoverli in sciame e mandarli dove mi pare a me, dove penso che possano fare più male. Cat con questo settaggio è simpatica, è forte, però non lo so, non mi riesce a convincermi, perché costa tanti punti, costa 38 più Ben Instinct 39 più 13 più 39 sono 52, sono tanti, sono 52 punti, perché sì, sono 48 i TIE Fighter, quindi non lo so se per 52 punti è un pilota che rende 52 punti, io trovo un ribelle con l'Outrider. E mi fa un mazzo così, quindi non lo so, però è un pilota, cioè mi piace parecchio giocare ai piloti del Firespray con nome, perché sono belli i propri personaggi, secondo me, quindi bisogna sperimentare. Che ne pensi di sta Scarlett? Diciamo che Firespray Mini Sham è una lista che a me piace molto, però la preferisco con Boba Fett. Infatti volevo provarla anche con lui. Però Cat così costa tanto, perché costa veramente tanto. Però comunque dà uno stress assicurato. Potresti pensare di levargli magari il gunner per cercare di limare 5 punti per mettere il runner. Mi servono 6. Vabbè, un runner e veteran instinct ce l'hai. Levo gunner e veteran instinct e sì, metto il runner. Senza tattica dello sciame. Vabbè. No, tattica dello sciame è secondaria, diciamo. Sì, infatti. Sì, perché comunque non mi dispiace. Alla fine sono 5 navi, i TIE Fighter sono utili per dar fastidio più che per far danno, secondo me. E per finire le navi, diciamo, perché comunque... Se vai a intoppare puoi veramente infastidire, fa difendere sensazioni, è tanta roba. Lo sciame comunque, se tu lo lasci vivo a fine partita, se c'hai 3-4 navi contro a fine partita, ne senti, perché sì, certo. Più di te, so più di te. Sì. E niente, ragazzi, quindi questo è tutto. Adesso tocca a voi. Cioè, queste erano due liste che hanno girato abbastanza tutte e due, quindi... È da provare forse contro le liste del meta attuale. Del meta adesso. Quindi magari le giocheremo anche contro... Magari sì, una volta, la porta così? al torneo. Ah, ti do una limatina e la porta al torneo. Perché no? Penso, non lo so, vediamo. E consigliateci i settaggi per questi piloti e altri consigli come sempre. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Green screen.